Dal Palagalli di Civitavecchia la più cordiale buonasera, gentili telespettatori, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Contro i migliori, contro la Serbia, l'Italia di Sandro Campagna misurerà questa sera la propria preparazione e la propria cifra tecnica in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Sarà una partita divertente, emozionante qui a Civitavecchia, teatro competente per questo incontro, e sarà anche il modo di rivedere i campioni slavi che hanno vinto tutto negli ultimi due anni. Sicuramente una formazione quella da battere, può soltanto lei a mio avviso perdere quella che sarà l'Olimpiade che da qui a pochi giorni prenderà il via a Rio de Janeiro. Formazione solidissima che oramai detta legge da qualche anno in campo internazionale. E pensate, dal settimo posto di Barcellona, che in qualche modo segnò forse il punto più basso di questa nazionale in questo quadriennio, poi è stata una sequenza di ori nelle ultime tre edizioni della World League, all'Europeo di Budapest, al Mondiale di Kazan, per finire con l'Europeo vinto in casa a gennaio a Belgrado. E ovviamente a Rio Deki Savic cerca il grande slam con il 13 che hanno giocato a Belgrado, che ha confermato a dispetto poi della formazione che invece presenterà questa sera con le assenze di Pietlovic, Filipovic e Perlainovic, dove ovviamente si lascia spazio ai fratelli Razovic e a Ubovic, ma Savic ha scelto i 13 per Rio e sono i 13 che lo hanno portato sul gradino più alto sia a Kazan sia a Belgrado gennaio scorso. Eccolo qui, Big Beer Savic. Si affida Deki Savic a un gruppo esperto, a un gruppo collaudato, un gruppo che gioca insieme e si trova quasi a memoria negli automatismi, un gruppo solidissimo fino in fase difensiva soprattutto. Probabilmente il punto debole, almeno in queste ultime competizioni internazionali che hai citato poc'anzi, potrebbe essere il portiere che ha alternato tra Gojko Pietrovic e Branislav Mitrovic, con quest'ultimo che nell'ultimo periodo sembra essere il preferito da parte del CT serbo al posto di Gojko Pietrovic. Per quanto riguarda invece il sette bello, ed è stata definita anche la numerazione con la quale i giocatori azzurri scenderanno in acqua anche a Rio de Janeiro: Tempesti numero 1, Di Fulvio numero 2, Nicolo Gitto il 3, Pietro Figlioli il 4, Andrea Fondelli con il numero 5 in omaggio al papà Mamo Fondelli, che ha sempre giocato con la calottina numero 5, che fu anche di Sandro Campagna a Barcellona 92 e oltre. Alessandro Velotto con il numero 6, Alessandro Nora 7, Valentino Gallo 8, Cristian Presciutti con il numero 9, Mike Bodegà 10, Matteo Aicardi 11, Nicolas Presciutti il 12 e Marco Dellungo, che torna nella sua Civitavecchia questa sera con la calottina numero 13. Sandro Campagna che ha fatto discutere un po' il mondo della pallanuoto con le sue scelte, con i 13 che porterà a Rio. Si è passati in un anno dalla casella zero per quanto riguarda i mancini a Kazan al doppio mancino che invece potrà mettere in acqua proprio a Rio de Janeiro. Scelte che, come spesso ripetiamo, sono quelle più difficili per un allenatore. Sicuramente qualcuno rimasto a casa poteva tranquillamente far parte di questo gruppo. Alessandro Campagna è quello che ha visto tutti i giocatori nella progressione, nell'avvicinamento, e poi ha dovuto fare delle scelte sicuramente dolorose, però per la tipologia probabilmente anche del gioco che vuole esprimere ha dato una quadratura anche con un doppio mancino che sicuramente potrà dare anche quella propensione offensiva alla formazione di Campagna. E diciamo subito anche che il bicchiere è mezzo pieno, perché se Sandro Campagna ha avuto difficoltà e ha dovuto effettuare delle scelte anche sofferte per trovarne 13, vuol dire che c'è un bel gruppo dal quale poteva scegliere almeno una ventina di azzurri papabili per la calottina di Rio de Janeiro, e questo è sicuramente un dato più che positivo rispetto magari proprio all'inizio dell'avventura di Sandro Campagna, quando nel 2009 sembrava che invece le scelte fossero quelle e poco altro c'era a disposizione delle CT azzurre. Questo è il frutto di un grande lavoro fatto sicuramente da Campagna e da tutti i settori giovanili, dai tecnici, da Nanno Pesci, Amedeo Pomilio e tanti altri che hanno
iniziato a lavorare per far sì che Sandro Campagna avesse dei ricambi che potessero metterlo in difficoltà proprio in sede di scelte. Stefano Tempesti torna dunque in acqua per una gara ufficiale del Sette Bello con un'assenza durata quasi un mese proprio per l'operazione subita all'occhio. Chissà, magari proprio quel mese di pausa ha consentito all'Albatros di Prato di ricaricare le batterie, le pile, dopo una stagione infinita, lunghissima, non solo con la calottina della nazionale ma anche con quella del Recco. Tempesti non lo scopriamo noi, è un valore aggiunto della nazionale, il miglior portiere del mondo, e questo penso che sia un appellativo che Stefano merita, tutto anche per la longevità. Andrà a timbrare la sua quinta presenza a cinque cerchi, entra nell'elite, nell'Olimpo dello sport italiano. Affiancherà Gianni Di Magistris in questo particolare record della quinta Olimpiade e affiancherà Jesus Royan come l'unico altro portiere capace di raggiungere questo traguardo. Ed ora è il momento degli inni nazionali, iniziando dagli ospiti. Il Palagalli attentissimo per l'inno d'Italia. Del Palagalli che non più tardi di un mese fa era stracolmo per il playoff di A2 tra Civitavecchia e Quinto, finito poi con la promozione della squadra ligure. Ancora una stagione dunque per i laziali, che sicuramente hanno le carte in regola per riprovarci nella prossima stagione. Dicevamo della Serbia, la numerazione è quella solita, quella che avrete imparato a conoscere anche nel recente europeo: Pietlovic, Mandic, Gojic, Rangelovic, Ciuk. Al numero 6 c'è Nemanja Ubovic, il centroboa del Brescia, che questa sera fa rifiatare Dusko Pietlovic. E poi Nikic, Aleksic, Jaksic. Infine il numero 10 e il numero 11 sono i fratelli Razovic, Strahinja con il 10-11 per Viktor, e lasciano a loro volta rifiatare Filipovic e Perlainovic. E poi i due Mitrovic, Stefan Calottina numero 12 e il portiere Branislav Calottina numero
13 sicuramente Ubovic e i fratelli Razovic insieme a Ristićević, altro elemento che fa parte del gruppo di Savic con il quale hanno lavorato sin qui, saranno parte integrante della Serbia che ricomincerà il percorso dopo l'Olimpiade di Rio. Chiuderà il cerchio Deki Savic dopo questa quadriennio e poi ripartirà probabilmente senza Zivko Gocic, il capitano della Serbia, probabilmente senza Slobodan Nikic, uno dei due portieri, e per il resto tanti giovani, tra cui appunto proprio i fratelli Razovic, Nemanja Ubovic, Ristićević e tanti altri che provengono da quel bacino, da quella cantera, chiamiamola così, del Partizan, che ha perso il proprio tecnico che è approdato al Recco. Vujasinovic è quello che in realtà invece sembra quasi in controtendenza, pallanuoto serba diciamo in crisi a livello di club, perché in realtà nessuna squadra è riuscita comunque a imporsi nelle competizioni internazionali, con fuga fra l'altro di tutti i propri elementi. Pensate, dei 13 che andranno a Rio, solo Jaksic, anche perché è giovanissimo, 19 anni ancora, gioca in patria nel Partizan, tutti gli altri sono all'estero, chi in Italia o chi in Ungheria principalmente. È proprio così, mancanza di fondi e poi anche il fatto che stiamo parlando dei primi della classe, meno sulla carta, poi bisognerà vedere in che modo riusciranno ad arrivare ancora una volta l'appuntamento a cinque cerchi, che sono tanti anni che non riescono ad arrivare sul gradino più alto del podio, però i club di tutta Europa fanno carte false per avere proprio i campioni serbi nel proprio roster. Serbia che ha vinto gli ultimi due bronzi a Pechino e a Londra nel 2012, l'ultimo oro è datato Seul 88, mentre l'ultimo precedente tra Italia e Serbia è proprio della recente World League a Wizu, con vittoria in semifinale per 7-4 fra Italia e vittoria della Serbia per 7-4 nella semifinale, con l'Italia che poi ha chiuso il giorno dopo al quarto posto, battuta dalla Grecia. Grecia che poi invece nel torneo 8 nazioni disputato a Bor ha battuto proprio la Serbia ai rigori nel finale 15-14, il risultato, ed è probabilmente questo l'unico modo forse nel quale la Serbia può essere battuta dai 5 metri. Bravi comunque i greci a portarla al pareggio finale. Grecia ovviamente è un torneo che non ha la stessa valenza di competizioni più importanti, ma è comunque una Grecia che sicuramente sarà tra le protagoniste di Rio, ma è una Serbia che probabilmente solo da sola può perdere l'Olimpiade. Per ora è un passo avanti a tutte. Sì, l'abbiamo detto in apertura, concordo con te, può soltanto lei dare una possibilità a tante squadre che si equivalgono, sarà un grandissimo equilibrio, tolte forse la Francia e il Giappone che sono un gradino forse più basso rispetto alle altre, però per il resto c'è veramente un grande livellamento, anche se il Giappone è quella nazione che ha avuto quello scatto, quella crescita maggiore negli ultimi anni, e l'abbiamo proprio apprezzata a Kazan lo scorso anno. Sandro Campagna ha scelto i 7 di partenza, in porta Marco Dellungo, poi in acqua accanto a lui Cristian Presciutti, Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio che sarà pronto allo sprint per il primo pallone. Oggi, questa sera, il pescarese festeggia le 100 calottine azzurre, e poi Alessandro Nora, Nicolas Presciutti e Pietro Figlioli. Questo è il 7 di partenza del 7 bello qui a Civitavecchia in questo test match fra Italia e Serbia, mentre dalla parte opposta ha scelto anche qui Branislav Mitrovic il portiere, il numero 13, anche Deki Savic. Dunque poggia le sue certezze sulla calottina numero 13 per questa partita. È iniziato l'incontro fra Italia e Serbia con Francesco Di Fulvio che è in vantaggio nei confronti di Strahinja Razovic, il maggiore dei belli Razovic, entrambi alla Barceloneta. Ed eccolo in pressing proprio Razovic su Nora, palla allargata proprio a Francesco Di Fulvio. Intanto dobbiamo dirvi, gli arbitri sono l'italiano Massimiliano Caputi e l'australiano Daniel Flahive.
primo pallone perso però dall'attacco azzurro, recupera bene la difesa campione del mondo. Mandic sulla corsia per l'inserimento del capitano Gocic, ancora Mandic prova a tenerlo a distanza ai cardi, quantomeno non consentendo passaggi al compagno più vicino. Eccolo servito a Aleksić, cambia ancora con il mancino del Recco, la conclusione perentoria di Aleksić sulla base del palo, la mezza finta subito provata dal talento dello Szolnok. Deve andare in zona la difesa azzurra dopo una buona difesa di Nicolas Presciutti e la conclusione va a sbattere sul palo, mentre in precedenza il primo attacco azzurro con il pallone che viene servito da Icardi viene anticipato dall'uscita di Branislav Mitrovic. Figlioli, l'apertura sul lato opposto è per Di Fulvio, che è pronto a caricare il suo alzo e tiro, poi preferisce il passaggio al centro per Icardi. C'è il fallo sul centro boa azzurro proprio di Aleksić, dunque prima superiorità numerica per la squadra azzurra. Figlioli, Nora, intanto c'è ancora un fallo da espulsione, finisce nel pozzetto Nikic e quindi è un 6 contro 4 quello che può giocare l'Italia. Di Fulvio si alza, scarica sull'esterno per Figlioli, la finta di Nora e pallone nell'angolo, esplode subito il Palagalli dopo 1 minuto e 15, Italia in vantaggio con il doppio uomo in più. 6 contro 4, l'Italia decide di giocare comunque con due uomini in superiorità e guardate che spazio libero ha Nora con un buon fraseggio del pallone tra Cristian Presciutti, gran finta che attira all'esterno serbo, scarica a Figlioli, anche lui una gran finta e poi il passaggio teso preciso per Alessandro Nora che ribadisce il pallone in porta, il primo gol in questa prima superiorità numerica. Stefan Mitrovic cambia sul perimetro con Gocic, un fallo semplice per i serbi, l'inserimento è di Jaksic ma c'è un fallo in attacco, una spinta di Ubovic che consegna il pallone agli azzurri. Il rilancio teso di De Lungo per Nora, sempre sulla corsia per Figlioli, marcato da Mitrovic, il fallo è semplice. Apertura sul lato opposto per Cristian Presciutti, sale sul perimetro di Fulvio, ancora Cristian Presciutti, Figlioli, si sono sistemati gli azzurri, scambiano ancora Figlioli Presciutti, palla troppo tesa, rapida per Di Fulvio che non ammortizza al meglio il passaggio del compagno. Di Fulvio, pochi secondi per andare alla conclusione, prova comunque dalla distanza diagonale, bloccato con tranquillità da Mitrovic. Questo è il classico errore di palleggio che non consente poi di avere una conclusione con una preparazione. Di Fulvio tira in maniera centrale. Tranquilla la parata di Mitrovic. Straini a Razovic, Mandic, ancora Razovic dalla distanza, non inquadra per niente lo specchio della porta, palla alta, sicuramente le scelte di Savic potrebbero anche aver un po' scaricato i tre che comunque sono stati esclusi, che comunque ha voluto presentare in acqua, i fratelli Razovic e Ubovic, che cercheranno magari da una parte di far pentire il proprio CT, ma certo magari aver saputo di essere esclusi dalla lista potrebbe aver fatto calare loro un po' la tensione per questo match. Nicolas Presciutti per Nora, ancora il difensore del Brescia, mentre Flive chiama palla a sé, blocca il gioco anche sì, Caputi. Espulsione di Di Fulvio da una parte e Strani a Razovic dall'altra, siamo in contemporanea proprio sotto gli occhi del fischietto australiano, il fallo contemporaneo dei due atleti. Dunque l'Italia potrà ancora avere 6 secondi di gioco in parità numerica, ovviamente 5 contro 5. Si cercherà il tiro il più rapidamente possibile. Cristian Presciutti dalla stanza, murato da Jaksic che nel frattempo marcava anche Bodega, pronto l'azzurro a ritornare sul pallone. Allora restiamo in attacco con Figlioli, avrà buon gioco la Serbia perché dal pozzetto potrà rientrare più rapidamente il giocatore espulso, mentre il nostro dovrà fare tre quarti di vasca. Figlioli marcato da Mandic, compagni nel Recco stasera, avversari e per tutto il prossimo mese. Intanto possibilità di rientrare per i due atleti, mentre finisce nel pozzetto Gocic e dunque
la situazione diciamo che resta e abbastanza immediatamente invariata. Sandro Campagna, appena guadagnata l'espulsione, essendo rientrato nel giocatore serbo nella doppia superiorità numerica in quella contemporanea, chiama time out proprio per giocare la situazione in superiorità numerica, un effettivo uomo in più, sennò diversamente avrebbe perso almeno una decina di secondi nel trasferimento del giocatore azzurro rientrato in acqua, che dal pozzetto avrebbe dovuto raggiungere la porta avversaria. Qualche cambio adesso operato dal CT azzurro, escono in tre Nora, Nicolas Presciutti e Christian Presciutti. Dunque per le prime bracciate in acqua anche Fondelli, Gitto e Gallo. Ovviamente il doppio mancino fornirà al CT azzurro la possibilità di alternarli e quindi avere sempre una soluzione sul lato destro d'attacco, e qualche volta anche la possibilità di utilizzarli contemporaneamente per avere una duplice chance, soprattutto con l'uomo in più. Può riprendere il gioco da Marco Dellungo a metà vasca. Estremo difensore rilancia per Gallo subito ai due metri. Fondelli, Gallo, si fa vedere sul primo palo, Gitto. Ancora Fondelli, Italia con l'uomo in più. Figlioli, Gallo, Fondelli, una finta che fa sedere mezza difesa. Gallo, Figlioli, non filtra sull'intervento di Viktor Rasovic. Bravo a intuire il passaggio di Figlioli diretto sul primo palo, interrotta l'azione di attacco. Buon fraseggio, bravo a rimanere molto alto con le gambe Viktor Rasovic ad intercettare il pallone che intendeva servire il palo, il primo palo dove era appostato Bodega. Siamo a metà del primo tempo, 1-0 per l'Italia, mentre Milos Čuk a gestire il possesso palla, giocatore che milita nel Neger. Viktor Rasovic, incrocio dei pali pieno su questa bella girata, conclusione potente e velenosa. Spalla alla porta, è riuscito a impugnare rapidamente, a girare. Deviazione comunque di Dellungo. Fondelli sul lato opposto. Lo marca Čuk. Figlioli arpiona la sfera in volo. Gallo, ancora Figlioli. Doppia finta, tripla, il tiro sulla traversa, palla che rimbalza e ricade fra le mani di Branislav Mitrovic. Sempre molto profonda l'azione degli azzurri, con buon posizionamento di Bodega sulla linea dei 2-3 metri, quindi riescono ad arrivare anche molto vicini alla porta serba. Qui è andato a concludere con 10 secondi di possesso, si poteva anche ancora trovare un fraseggio su una zona quasi tutte le posizioni della Serbia. E qui è Gitto che riesce con perfetta scelta di tempo ad anticipare Nemanja Ubović e poi viene accompagnato nell'azione difensiva anche da Bodega. Italia che per ora difende bene senza commettere falli gravi. Gallo per Figlioli. Di Fulvio, il tiro è troppo schiacciato sull'acqua, palla che si impenna e comunque non sarebbe stato valido perché non ha sentito il fischio, il fallo semplice che gli aveva concesso il fischietto australiano Flahive. È andato quindi a tirare con più di una finta pur avendo subito il fallo oltre 5 metri. Adesso c'è la prima espulsione in casa Italia, finisce nel pozzetto Figlioli, dunque vediamo come si comporterà il reparto difensivo azzurro in inferiorità. Rasovic, Mandic, Čuk, palla corta per il centro, si alza e va a schiacciare Jaksic. Dellungo riesce a intuire e blocca. Rivediamo, si crea lo spazio e la conclusione intendeva sorprendere sotto il braccio del portiere, dell'estremo difensore azzurro. Bravo Dellungo a chiudere lo specchio della porta. E bravo anche Fondelli a coprire parte dello specchio al difensore improvvisatosi attaccante in questa circostanza della Serbia. Il fallo semplice su Gallo che preferisce però non andare a cercare conclusioni pericolose che potessero consentire il contropiede alla nazionale campione del mondo. Con grande calma Branislav Mitrovic prende il pallone e lo serve in attacco, avrà più di 25 secondi adesso la Serbia per poter attaccare. Intanto c'è ancora un fischio di Flahive diretto proprio al giocatore che ha tirato, Mitrovic,
ha rimesso il gioco pallone con troppa calma e non avendo quel movimento immediato e continuo così come prescrive il regolamento. Per ora la Serbia comunque ha un atteggiamento abbastanza morbido, comodo, diciamo un piccolo trotto con il quale sta cercando ovviamente di assestarsi. È una partita gradevolissima anche perché non c'è questa fisicità esasperata, quindi riescono a tirar fuori gli avversari. E intanto arriva il raddoppio azzurro e una deviazione sul tiro di Valentino Gallo che inganna Branislav Mitrovic, 2-0, conclusione secca del mancino ex ormai posillipino di Stefan Mitrovic che beffa l'omonimo portiere. Era riuscito ad aggirare il braccio di Milosevic Valentino Gallo e poi è quello di Stefan Mitrovic a mettere fuori causa l'altro Mitrovic. Non sono parenti i due Mitrovic, il 12 e il 13, ovviamente il portiere. Italia, che dicevo, è una partita gradevole proprio per il fatto che non c'è questa fisicità esasperata. È una partita, è un test match, quindi siamo anche poi alla vigilia dell'inizio del torneo olimpico. Quindi anche le formazioni non intendono ovviamente farsi male. Aleksić per Gocic, retrocede, poi il passaggio al compagno, Ciuk sul perimetro a cercare spazio con Fondelli. Gocic, lo attacca Cristian Presciutti, Aleksić la sciarpa verso il centro ma Nikic era girato nel tentativo di liberarsi dalla marcatura azzurra, palla che sfila direttamente fra le mani di Marco Dellungo. Una palla ingiocabile perché sull'acqua scivola via, quindi fanno bene ad intervenire i due fischietti. Nicola Presciutti, Velotto, ancora Presciutti, prova il passaggio per Aicardi, c'è l'intercetto di Ciuk e poi l'intervento di Gocic. Ultima azione del primo tempo, il rilancio di Branislav Mitrovic per Gocic, poi Rangelovic per Razovic, ancora Rangelovic che ha una buona conclusione dal perimetro, si avvicina ai 5 metri, finta due volte e conclude proprio con il compagno di club Marco Dellungo, entrambi bresciani a bloccare. E adesso i secondi che ci separano sono quelli per cui Marco Dellungo decide di andare a concludere dalla distanza. Termina il primo tempo con l'Italia avanti di 2 reti, 2-0, firmato Nora e Gallo, guarda caso i due mancini a bersaglio in questa prima frazione di gioco, con un caldo che sicuramente ricorderemo qui all'interno del Palagalli, che investe un po' tutti. Ed è forse per questo che magari che il pubblico si è un pochino assopito, ma sicuramente è stato un bel primo tempo. Bel primo tempo con anche un buon ritmo per tutte e due le formazioni, un settebello direi pimpante e anche molto lucido, ben organizzato sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva, con una buona gestione dell'attacco. Stiamo rivedendo le reti, con questa è quella di Nora, col passaggio praticamente con grande scioltezza di Pietro Figlioli ad Alessandro Nora, e questo è il tiro, l'alzo e tiro di Valentino Gallo. Quindi ha prodotto anche di più il settebello, si è mosso meglio con i soliti movimenti, quelli che Campagna oramai ci ha abituato a inserire nel proprio bagaglio, nei propri schemi offensivi, che servono sia per il movimento, per creare lo spazio, per far giocare i centri, ma anche per trovare delle soluzioni offensive, sempre però ragionate, sempre per evitare di esporsi alla controfuga. Una Serbia partita un po' in sordina in questo match, ma anche merito dell'Italia che ha saputo in qualche modo contenerne magari gli sviluppi offensivi. Abbiamo rivisto i due gol che la regia con Fabio Crisapi ci ha riproposto. L'esterna di Roma 3 ci accompagna in questo racconto dell'ultima gara prima dei giochi olimpici. L'Italia debutterà il 6 agosto alle ore 11:40 locali in Brasile, a Rio, contro la Spagna, e poi due giorni dopo sarà la Francia l'avversaria, poi il Montenegro, la Croazia e infine gli Stati Uniti. Questo il girone degli azzurri, e poi si comincerà a far sul serio laddove nel quarto di finale la vera gara dell'Olimpiade, quella che ti può portare in zona medaglia oppure lasciarti a becco asciutto.
nell'altro girone per la Serbia le avversarie saranno Grecia, Brasile, Australia, Giappone e Ungheria. Un torneo, 12 squadre, forse un gradino sotto il Giappone, un gradino sopra la Serbia, per il resto diciamo che chiunque può ambire alla medaglia. Sì, c'è un grandissimo livellamento, le squadre, forse la Francia, che, ecco. Sì, Francia e Giappone da una parte e dall'altra. Lo stesso Brasile, oltre ad aver giocato in casa e giocare in casa, ha quel maestro, come lo chiamiamo, Ratko Rudic, che avrà sicuramente fatto lavorare in un gruppo che anche rispetto allo scorso anno sarà cresciuto e sarà pronto per dire la propria. E soprattutto troverà un signor portiere a difendere i pali della porta brasiliana, Slobodan Soro, protagonista proprio con questa Serbia delle ultime due edizioni olimpiche e dei bronzi conquistati dalla nazionale, oggi allenata da Deki Savic. Sta per iniziare il secondo tempo, conferma per Marco Dellungo fra i pali, mentre sarà Cristian Presciutti a cercare il primo pallone della seconda frazione. Strahinja Rasović, calottina numero 10 invece per la Serbia. Entrambi trasferitisi la scorsa estate, i fratelli Rasović dalla Stella Rossa, con il quale avevano vinto due campionati, due coppe di Serbia e la Champions League nel 2013, trasferitisi al Barceloneta in pratica per sostituire Gomez, Perrone e anche Ubovic, che hanno lasciato il club catalano. Ancora uno sprint vinto dagli azzurri, Presciutti marcato da Gocic a metà vasca. Adesso sembra essere una Serbia almeno apparentemente un pochino più pesante nel proporsi in difesa, con qualche mano addosso in più rispetto ai primi 8 minuti. Avanza Fondelli, alza un braccio Rasović, ha capito tutto il numero 10 nel tentativo di Fondelli di servire al centro a Icardi, che adesso deve recuperare la posizione sua Rangelovic. Mitrovic per Gocic, mentre Belotto ha il suo bel da fare nel rientrare su Mandic. Eccolo Mandic in possesso palla, scalano le marcature, se ne occupa adesso Cristian Presciutti. Rasović, il fallo in attacco invece di Nikic, alle prese con Icardi. Sembra che la Serbia ha cambiato un po' anche atteggiamento, ma anche modulo difensivo, pressing più prolungato, proprio per cercare di rientrare sotto di due gol, quindi indicazioni chiare per Dejan Savic. E Icardi ovviamente sotto la marcatura di Nikic ha impiegato buona parte del tempo per riportarsi ai 2 metri. Nora, Fondelli cerca l'angolo, deviazione proprio di Slobodan Nikic, anzi di Rangelovic, l'ultimo tocco del difensore bresciano che alza la conclusione di Andrea Fondelli. Adesso è Nora a metà vasca ad occuparsi di Milos Ciuk. Mandic, attenzione al suo mancino possente, potente, ed eccolo lì. Ma la rete non viene convalidata perché c'è stato un movimento irregolare proprio da parte del serbo nel giocare il proprio alzo e tiro. Ci ha messo molto tempo per caricare le gambe e per poi fare il movimento che è continuo, però è l'inizio del che probabilmente il fischietto, diciamo gli arbitri non hanno consentito, quindi hanno decretato l'irregolarità del tiro da oltre 5 metri. Fondelli centrale la conclusione, blocca Mitrovic. Nella situazione precedente c'è da dire che è stato sicuramente avvantaggiato, perché si fa così il difensore, ma la posizione difensiva su Mandic era abbastanza attaccata. Pensavo infatti che in un primo tempo che il fischio fosse per l'espulsione del difensore azzurro. Serbi in attacco, ferma il gioco adesso Massimiliano Caputi, manda nel pozzetto Cristian Presciutti. Seconda chance con l'uomo in più per la Serbia, che ha 0-1, mentre l'Italia vanta un 1-2 per ora. Rasović, Gocic, Mandic, apertura per Ciuk. Difesa azzurra che si chiude bene davanti ai tiratori serbi. Rasović alza una palomba per Mandic, diagonale potente con il braccio che va ad ammortizzare il passaggio e come un elastico scaglia un pallone imprendibile in porta, corcia le distanze la Serbia, 2-1. Leggero ritardo, Alessandro Velotto
che ha tenuto Slobodan Nikic, è andato al centro della porta italiana, quindi attirando su di sé proprio il difensore napoletano, che non è riuscito poi ad arrivare sul braccio di Dusan Mandic, che questa volta realizza un gol regolare e la prima rete in superiorità numerica della Serbia. Azzurri che avevano comunque impostato bene l'inferiorità, il 6 contro 5, con una difesa stretta ma comunque al salto, andando a cercare di chiudere gli angoli al portiere con gli ottimi tiratori serbi. Bodega per Egitto, riparte l'Italia, adesso è 2-1 per gli azzurri il punteggio. Delotto, il fallo semplice è stato di Razovic, gioca con Figlioli, poi per Gallo, si allarga a ricevere in posizione 1 Gitto, ma il pallone torna indietro sul perimetro da Figlioli, ancora Belotto, una prima finta, una seconda, il passaggio al centro per Bodega, l'intervento è di Razovic con Jaksic che comunque controllava bene il marsigliese. Avanza Viktor Razovic, prova a fermarlo Belotto, appena varcata la metà vasca. Mitrovic al centro, prova a girarsi Ubovic, il raddoppio di Velotto in aiuto a Gitto e gli azzurri riescono a evitare la conclusione del centro boa. Che ha compiuto un bel movimento, il pallone è arrivato senza il fallo dall'esterno, si è girato, forse se l'è allungato un po' troppo la sfera, quindi non se l'è trovata dove poteva andare a concludere in questa ultima azione offensiva serba. Trattenuta per Di Fulvio che prova a concludere, è ancora Mitrovic a deviare, molto attento l'estremo difensore serbo su questa cannonata arrivata dal perimetro. Ovviamente per Francesco Di Fulvio crescono le attenzioni delle difese avversarie, ormai il livello di gioco raggiunto dalla Freccia Azzurra è di quelli di stampo internazionale. Belotto prestato da Ubovic, Gallo, Belotto, palla larga per Gitto, ancora Gallo e poi c'è un fallo al centro di Bodega o forse dello stesso Belotto che era andato in entrata, fermato da Mitrovic, ma il fallo in realtà è di Bodega. C'è un 5 contro 4 proprio per l'entrata di Belotto in controtempo, diventa un 3 contro 2 e però Ubovic in un primo tempo non si era accorto del passaggio, poi recupera del lungo, riesce a bloccare una conclusione a dir il vero non irresistibile. Ha provato la parabola sopra la testa, si è lasciato scivolare il pallone sulla mano e ha cercato di tirare un tiro morbido sopra la testa del portiere, ma i due si conoscono molto bene avendo giocato nel Brescia la scorsa stagione. Di Fulvio, Gitto, va Icardi sul perimetro, lui che è un buon tiratore, ci prova a base del palo dopo il tocco comunque di Branislav Mitrovic. Abbiamo superato adesso la metà del secondo tempo, Italia sempre in vantaggio per 2-1. Razovic lo blocca Gallo a metà vasca, il fallo è semplice, il fratello Viktor Razovic. Aleksic, sempre temibile, prova a insidiare il primo palo ma c'è del lungo, attento, molto attento, ovviamente ci tiene fra l'altro a far bella figura nella sua città e comunque, come dire, a creare quel dubbio comunque per Sandro Campagna sulla scelta finale del posto da titolare per Rio. Belotto, il tiro è alto mentre in panchina per la Serbia si scalda e fa ginnastica Gojko Pietrovic, probabilmente Deki Savic avrà intenzione di fare due tempi a testa. Intanto un battibecco tra Nemanja Ubovic e Matteo Aicardi e adesso vengono richiamati proprio dagli arbitri e c'è l'espulsione l'ammonizione verbale per Ubovic, però l'espulsione invece è per Aicardi. Uomo in più per la Serbia, blocca del lungo la conclusione di Stefan Mitrovic.
che è andato con sicurezza a cercare la diagonale lunga, ben piazzato il portiere italiano. Ottimo piazzamento e un tiro forzato questo di Stefan Mitrovic, deve far girare il pallone, appena recuperato e appena guadagnato la superiorità numerica. Pallone per Valentino Gallo, che va come secondo centro, ma più che come secondo, come primo centro, visto che era stato espulso Matteo Icardi. Guadagna un'ottima espulsione il mancino, che lascerà la sponda posillipina il prossimo anno per trasferirsi allo Sport Management. E proprio su questo uomo in più Campagna gioca la carta del time out per cercare di aggiustare la situazione e magari trovare lo schema giusto che possa riportare il sette bello a due gol di vantaggio. È la terza chance per il sette bello, la prima è stata quella vincente doppia, mentre il gol serbo è arrivato, quello sì, su superiorità numerica classica. Italia e Serbia che si sono incrociate negli ultimi anni in poche occasioni nei confronti internazionali di massimo livello, e per ora la statistica dice che si va a corrente alternata. Nel mondiale 2009 vinse la Serbia agli ottavi di finale, nel mondiale 2011 in finale vincemmo il titolo battendo proprio i serbi 8-7, a Eindhoven in semifinale la Serbia ci superò, e alle Olimpiadi la semifinale, quella di Londra, fu quella che portò gli azzurri poi a giocarsi il titolo con la Croazia, e al mondiale dello scorso anno la semifinale invece vinta dai serbi a Kazan. Un'alternanza che dovrebbe, chissà, magari portare gli azzurri a vincere il prossimo incontro, mentre Egitto va a chiudere questa ottima azione sotto misura sull'assist di Valentino Gallo da posizione 1. L'inserimento di Niccolò ai 2 metri è per il 3-1 italiano con la superiorità numerica. Con il doppio mancino, ecco la possibilità per mister Campagna di poter giocare con due leve sinistre, con una buona possibilità soprattutto dal perimetro, con i giocatori serbi che sono ovviamente preoccupati dalla possibilità di tiro di Nora e Gallo, e si è liberato lo spazio per Niccolò Gitto, bravo ad assorbire con il polso, aspettare il movimento del portiere sull'angolo corto e beffarlo nel lungo. Torna più due l'Italia, doppia rete di vantaggio, adesso è Milosciuk in azione. Mandic, sono in due su di lui, troppo vicino a Icardi che incorre nel secondo fallo grave, e poi Mitrovic prova il pallonetto che si adagia sulla parte superiore della traversa, dunque ha giocato la seconda penalità grave, la seconda chance Matteo Icardi con questa posizione troppo ravvicinata sul fallo semplice fischiato a Dusan Mandic. Figlioli, anche per lui al piccolo trotto per raggiungere la posizione più avanzata ai 5 metri. Bodega prova a superare Rangelovic, ma non si è accorto che era arrivato in raddoppio Stefan Mitrovic a portargli via il pallone e a produrre adesso l'azione di controfuga per la nazionale serba. Non è rapidissima l'azione di Stefan Mitrovic, che preferisce aspettare l'arrivo dei compagni. L'inserimento ai 5 metri è provato da Dusan Mandic, che però trova sulla sua strada un ottimo Cristian Presciutti, attentissimo a notarli spalla a spalla e a soffiargli il pallone da sotto il naso. La Serbia che è poco ordinata soprattutto nella gestione dell'attacco, imprecisa, affretta anche lì. Questo è un buon pallone, peccato che scivola via nel 23 secondi, ora 22 erano concessi al tecnico Savic, che si concede il time out di questa seconda frazione, quindi potrà giocare quel che rimane in già davanti alla porta dell'ottimo Marco del Lugo. Una sensazione di questi primi 16 minuti, sembra una Serbia che è molto attenta alla fase difensiva, dove cerca di essere concentrata sugli attacchi azzurri, meno quando invece gioca il pallone in avanti. In avanti fa molta confusione, a volte entrano anche due coppie in contemporanea, quindi non c'è possibilità di servire il centro, tiri affrettati, anche passaggi imprecisi, sicuramente non è la Serbia che conosciamo, sicuramente sono ancora dei carichi di lavoro
che, a cui vengono sottoposti i giocatori serbi, anche la lucidità che non stanno avendo anche con il 6 contro 5. Ma questo è frutto comunque di un ottimo atteggiamento che sta avendo invece il Sette Bello, che sta interpretando molto bene questa gara, molto reattivo sia in fase offensiva ma soprattutto in fase anche difensiva. Mancano 11 giorni all'esordio olimpico di entrambe le nazionali, l'Italia contro la Spagna, la Serbia contro l'Ungheria, dunque si parte subito con impegni difficilissimi per entrambe. Mandic, ed eccolo qui il movimento preferito da parte del numero 2 in forza alla Serbia e anche alla Prorecco. 3-2 il punteggio, ormai è una cartolina il movimento di Dusan Mandic. Questa volta velocizza soprattutto la fase iniziale e andare a prendere il pallone, di caricare le gambe, sposta il busto leggermente a destra ingannando sia il marcatore diretto che era Pietro Figlioli sia il portiere, la palla finisce bassa nell'angolo lungo. Il tiro velleitario di Francesco Di Fulvio per chiudere questa seconda frazione, anche se resta ormai ancora un secondo e mezzo. Il gol di Mandic è arrivato a 7 secondi dalla sirena, sfruttata al meglio il time out e la possibilità di giocare in attacco. Dai movimenti che vedo sulle panchine, entreranno in acqua per i prossimi due tempi i numeri 1 di Calottina per entrambe le nazionali. E allora noi sul punteggio di 3-2 per l'Italia nei confronti della Serbia ci fermiamo per un minuto di pubblicità. Linea a Roma. Ben ritrovati gentili telespettatori qui dal Palagalli di Civitavecchia, siamo nell'intervallo di Italia-Serbia, ultimo test match prima dei giochi olimpici. 3-2 per gli azzurri il punteggio, 2-0 nel primo tempo per il Settebello, Nora e Gallo. Poi la Serbia ha vinto il parziale nella seconda frazione per 2-1 con una doppietta di Mandic, in mezzo la rete del momentaneo 3-1 firmata Niccolò Gitto. È una Italia divertente, un'Italia che si sta anche, come dire, confrontando con una scuola sicuramente di grande tecnica e in questo momento anche la miglior scuola che c'è al mondo. La Serbia ha vinto tutto quello che poteva vincere negli ultimi 2 anni, sono i strafavoriti per i giochi olimpici. Stanno provando anche in casa serba alcuni schemi, non ci sono 3 titolari, ma senz'altro questa è una nazionale che non sta qui per divertirsi o per farci vincere facilmente. Assolutamente non vogliono e non sono, hanno uno spirito incredibile, non vogliono perdere assolutamente nessun tipo di partita, neanche un test match come questo. Questa sera a Civitavecchia c'è un'Italia, direi, che interpreta molto bene questa partita, sta provando tutta una serie di schemi, anche abbiamo visto il doppio mancino, movimenti in attacco, pulizia e soprattutto anche la gestione di quello che riguarda sia l'attacco ma anche la fase difensiva, su cui Campagna tiene tantissimo. Superiorità numerica che finora hanno una buona percentuale per gli azzurri, un 2 su 3 con l'1 su 4 dei serbi. Serbi che, come dicevi tu correttamente, non solo non ci stanno a perdere, hanno anche 3 pedine, 3 pezzi importanti. Ovviamente Dusko Pietrovic, lo ricordiamo nel europeo casalingo, è stato letteralmente devastante Dusko Pietrovic a Belgrado, così come anche Filipovic e Andrija Perlainovic, sono 3 giocatori indispensabili nello scacchiere di Savic. Dal prossimo 5 agosto tutti i giochi olimpici in diretta, in esclusiva sulle reti Rai, Rai 2, Rete Olimpica, e poi Rai Sport 1 e Rai Sport 2, entrambi canali HD, così come la Rete 2, e poi tutto lo streaming possibile, ben 36 canali sui quali potrete godervi ogni disciplina, tutta quella che vorrete, ovviamente con le immagini che arriveranno da Rio in alta frequenza. L'Italia parte all'attacco anche in questa terza frazione, ovviamente Stefano Tempesti e Gojko Pietrovic hanno dato il cambio ai
titolari delle prime due frazioni, dunque cambio in porta per entrambe le nazionali, mentre questa prima palla giocata dagli azzurri non è tra le più pulite. Adesso scintille fra Aleksic e Bodega con un calcetto in ripartenza del serbo che colpisce il mento del giocatore azzurro, ma insomma fa parte del gioco. Le finte di Razovic, prova a frenarlo Cristian Presciutti, ancora Viktor Razovic, Aleksic, palla al centro e vanno in due a bloccare Slobodan Nikic. Ottima la chiusura di Cristian Presciutti che si mette in mezzo dei due giocatori esterni, e questo intanto vediamo la ripartenza con il piede un po' alto sicuramente di Aleksic, dicevo appunto di Presciutti, bravo ad attendere il ritardo di Bodega mettendosi in mezzo a due giocatori e poi chiudendo in maniera perfetta lo svantaggio. Nora, finta per Presciutti, Cristian Presciutti prova il pallonetto, tocca comunque Gojko Pietrovic, ma c'è stato comunque un fischio arrivato da Massimiliano Caputi che insieme all'australiano Flive sta dirigendo l'incontro. Questo era due metri perché ha toccato il pallone leggermente con la punta delle dita Gojko Pietrovic. Dal replay che ci ha mandato Fabio Crisafi abbiamo intravisto il leggero tocco. Nikic arpiona la palla, prova una beduina, palla che però sfugge probabilmente dal suo polso e ne esce una conclusione sbilenca finita fuori. Stefano Tempesti, subito il rilancio per Pietro Figlioli. Ciuk in marcatura su Di Fulvio. Allora la palla è sul lato opposto per il mancino Nora, bloccato da Razovic. Nora alza lo sguardo, chiama palla a getto, ecco il romano servito, Figlioli, al centro c'è Bodega, ancora a getto, lo ha visto con la coda dell'occhio, mentre Cristian Presciutti è andato all'entrata per i due metri, fa tutto da solo Niccolò Getto, conclusione bloccata con sicurezza e scioltezza da Gojko Pietrovic. Mancava poco la scadenza del 30 secondi di possesso, mi è dovuto andare a liberare la conclusione, ha provato una mezza finta, non si è fatto sorprendere colui che è subentrato a Branislav Mitrovic. Adesso c'è un attacco in inferiorità della Serbia, addirittura è un 4 contro 5 perché Rangelovic è entrato tardi dal pozzetto e una coppia, quella formata da Nikic e Presciutti, è a metà vasca, conclusione che arriva da parte di Viktor Razovic a fil di palo sul fondo. Bodega chiama palla, Cristian Presciutti prova a liberarsi ai due metri di Francesco Di Fulvio, invece il pallone circola sul perimetro. Figlioli, fallo semplice, ancora Figlioli a gestire la situazione in cabina di regia. Nora, Figlioli, passaggio leggermente arretrato, Bodega riesce ad arpionare il pallone, si gira e batte Pietrovic. 4-2 per l'Italia, ottima giocata da parte di Mike Bodega che riesce a superare la resistenza di Rangelovic, eccolo qui, e poi quella del portiere. Rangelovic alza le braccia, diventa verticale, lo vediamo, diventa un giocatore che non può più intervenire. Bodega se ne accorge, viene incontro al pallone, recupera le gambe, si gira e scaraventa il pallone in porta, la linea dei 5 metri. Ha dato un'identità Sandro Campagna a Bodega che veniva utilizzato in maniera un po' forse diciamo ibrida come centrovasca, difensore e talvolta anche centroboa. Ora fa il centroboa puro, anche se potrebbe essere utilizzato all'occorrenza anche in fase difensiva. È tornato un po' alla versione bresciana del primo Bodega che abbiamo conosciuto. Ciuk prova l'alzo e tiro, Tempesti c'è. Mentre intanto nell'espulsione proprio Ciuk per impeding nei confronti di Andrea Fondelli. Dunque attacco con l'uomo in più per il 7 bello, Valentino Gallo ha spazio dinanzi a sé ma ferma il gioco. Campagna, forse il tavolo della giuria o forse la decisione del CT azzurro è arrivata tardiva. Fatto sta che forse qualche secondo si è perso in questa azione e allora chance della superiorità da giocare dopo il minuto di time out. Bisogna fare attenzione perché adesso la partita leggermente si sta un po' incattivendo, ma è anche normale, la Serbia non ci sta a perdere
Sotto di due gol, ora la possibilità Campagna con questo time out di andare, dare ulteriore pressione, magari anche un vantaggio di tre gol. Lo strappo di partenza di Fondelli con Milos Ciuk, i due si sono guardati, certamente non se ne sono dette, qualcosa tra dei due è venuto fuori, però il time out forse provvidenziale anche di Campagna per sedare un po' gli animi, per sbollentare un po' la situazione, anche se qui al Palagalle è difficile abbassare la temperatura. Gallo, superiorità per l'Italia, ancora il mancino ex Posillipo. Belotto entra nei due metri, l'attaccante della Canottieri. Figlioli, finte, ancora Belotto, c'è la diagonale libera, Figlioli sul perimetro, allarga il gioco con un no look alla sua destra, non accorgendosi A, che era rientrato il giocatore dal pozzetto, B, che il compagno da servire Nora era più che marcato. Infatti mancavano 8 secondi, era già rientrato il giocatore espulso della Serbia. Passaggio no look. E questa volta un no look che proprio che non ha visto. E arriva il gol di Stefan Mitrovic, pescato al centro in maniera perfetta a Straini, a Razovic, si libera molto bene ai due metri il numero 12 serbo. Questo forse è il primo errore grave che commette il Settebello in questa sfida, dalla superiorità numerica mancata, addirittura una quasi un, non dico un 1 contro 0, ma comunque una ripartenza, un ritardo nell'andare a chiudere la controfuga, viene concessa alla Serbia con il gol di Stefan Mitrovic, molto comodo sull'assist pregevole di Strania Razovic. Serbia che forse ha giocato il primo tempo al piccolo trotto, poi ha cominciato a mettere la testa in acqua e a cercare di portare a casa il risultato. Adesso si è rifatta sotto, meno uno. Figlioli al centro, prova a difendere la sfera ai Cardi, pallone in mano e passa di mano il possesso. Gocic, il capitano, classe 82, 34 anni. Razovic, al centro è andato Ubovic, ancora Gocic, prova a liberarsi Stefan Mitrovic della marcatura a suo danno, ma è falloso invece il suo intervento su Aicardi, spostandolo col braccio sinistro sul petto dell'avversario. E adesso la Serbia ovviamente, vedete, sta aumentando il numero di giri anche delle situazioni di contatto. Qui è Gocic in marcatura su Figlioli, il pallone morbido per Presciutti, Belotto, il pallonetto sulla traversa, Gallo a tu per tu con Pietrovic e la palla finisce in porta. Il gol azzurro firmato Valentino Gallo, con un'indecisione qui sì della difesa serba dopo che la palla aveva toccato la traversa. 5-3. Poteva anche essere servito Valentino Gallo da Belotto, però la dea bendata questa volta dopo la parabola proprio del giocatore della Canottieri Napoli va a finire in una zona di competenza di Valentino Gallo, che seppur vicino al portiere riesce a trovare lo spiraglio giusto per far rinfilare la palla tra il palo ed il portiere. E adesso Savic è lì a catechizzare i giocatori in panchina, perché probabilmente qualcosa che non sta piacendo al CT della nazionale serba sta accadendo in acqua, mentre arriva il gol firmato Dusan Mandic, che beffa il suo compagno di club Stefano Tempesti, tripletta per il devastante mancino Dusan Mandic. 5-4. Ha un'accelerazione finale che è pazzesca, soprattutto con l'avambraccio e il polso, è quello che diventa letale per i portieri. Anche Stefano Tempesti, così come è successo in precedenza per Marco Dellungo nell'alzo e tiro dei 5 metri. 3 dei 4 gol firmati dalla Serbia sono di Dusan Mandic, mentre qui Figlioli si fa soffiare il pallone da Gocic, pensava forse di ricevere un fallo semplice a proprio favore, il capitano serbo scivola via e adesso ha spazio per attaccare la profondità, lo rincorre Francesco Di Fulvio, una prima finta verso il centro, una seconda, Di Fulvio riesce comunque a frenarne l'impeto, si sistema la difesa azzurra, ancora Mandic, scarica su Ciuk, Mandic,
una finta, cerca di superare in dribbling Bodega e Belotto attentissimo su questa palla che l'ex Partizan si è allungato a togliere le possibilità del pareggio alla Serbia. Bravi entrambi, sia Bodega a non commettere fallo tra le sue entrambe le mani per indicare proprio agli arbitri di non commettere fallo, e poi il recupero di Alessandro Belotto. Di Fulvio, alzo e tiro e c'è la rete azzurra, 6-4 firmata da Francesco Di Fulvio, questa rete che riporta il set bello a due lunghezze di distanza sopra la testa del proprio marcatore. Bravo, perché alza il braccio Zivko Gocic e Francesco Di Fulvio gli piazza mentre il pallone in testa, lo fa rimbalzare sulla linea dei due metri, imprendibile per Gojko Pietrovic. Ancora un gol in parità numerica, ancora un gol, un alzo e tiro dai 5 metri. Italia che ristabilisce il doppio vantaggio sulla Serbia. 23 anni il prossimo 15 di agosto, alla sua 100ª presenza in azzurro proprio questa sera. Gocic. Di Fulvio a cercare di ostacolarne la vista per un passaggio ai compagni. Ciuk al centro, il fallo però è di Gitto nei confronti di Nikic. Espulsione per il difensore che andrà allo Sport Management e time out chiamato da Savic per questa superiorità numerica. L'abbraccio e la trattenuta dell'inquadrato Gitto. Fallo fischiato dall'australiano Flahive, sente ai serbi andarsi a posizionare per la quinta volta davanti la porta difesa in questo momento da Stefano Tempesti, quindi la possibilità di poter accorciare le distanze con Dusan Mandic che probabilmente andrà a occupare la sua posizione naturale, posizione 1, eccola qua, rivediamo, fallo già in precedenza, infatti alza il braccio anche in maniera sportiva accusandosi appunto del fallo grave Nicolò Gitto. Quinta Olimpiade per Stefano Tempesti, la terza per Valentino Gallo che fu anche nel sette bello arrivato nono a Pechino, la seconda per Gitto, Figlioli, Cristian Presciutti, Aicardi, tutti argento olimpico 4 anni fa a Londra. 7 i debuttanti azzurri, ovviamente dalla loro fame dipenderà anche il percorso azzurro. Altra espulsione in casa Italia, fuori Belotto, le finte di Aleksić questa volta sono complete, 4, poi lo scarico a Mandic, la palla a Ciuk, il tiro e la rete di Milos Ciuk, torna a meno 1 la Serbia che approfitta così della doppia superiorità numerica per siglare la sua seconda rete in superiorità numerica. Eccolo qua il buco che va a prendersi tra le due braccia di Valentino Gallo e di Bodega. Milos Ciuk da praticamente 4 metri tenta tutto più facile nella profondità dell'attacco con la doppia superiorità numerica per la Serbia che si porta nuovamente a meno 1. 6-5 il punteggio quando siamo entrati nell'ultimo minuto della terza frazione di gioco. Fondelli per Gitto, fallo da parte di Ciuk, Live lo invita ad accomodarsi nel pozzetto con un gesto eloquente nel dire ne hai fatti troppi di falli di questo genere. L'uomo in più è per l'Italia per il sette bello con Cristian Presciutti che entra nei due metri, alza la palla per Di Fulvio, la diagonale ad uscire sul palo più lontano ed è il gol del 7-5, cerca di mantenere costantemente i due gol di vantaggio l'Italia di Sandro Campagna. Doppia rotazione con Francesco Di Fulvio che va a trovarsi quasi al centro della porta, vediamo leggermente spostato il braccio sbagliato di Milan Aleksić che tira sul destro al posto del sinistro, riesce a garantire l'angolo lungo al proprio portiere e l'Italia che mantiene un'ottima percentuale, 3-5 in superiorità numerica. Milan Aleksić, campione d'Ungheria con lo Szolnok,
lo marca a metà vasca Cristian Presciutti. Mandic, su di lui Niccolò Gitto, prova a togliergli il fiato, allarga il braccio intanto Sandro Campagna, perché vorrebbe ed ottiene, non per il gesto, il fallo in attacco di Stefan Mitrovic, trattenuta prolungata e ultimi secondi a disposizione del sette bello. L'intervento di Gitto a servire Cristian Presciutti e ad un secondo e mezzo dalla sirena arriva il gol del più 3 sull'asse dei Cognati. Qui Gitto e Cristian Presciutti, intesa familiare, e la rete, quasi un rigore in movimento per il bomber della nazionale. 8-5. Serbi che si fanno cogliere proprio nei momenti finali, la protesta di Stefan Mitrovic e poi l'1-2 tra Gitto e Cristian Presciutti, bravo a guardare il tempo e a fermarsi quei due secondi in anticipo prima della sirena conclusiva del terzo tempo. E il sette bello dunque in camera un parziale di 5-3 in questi 8 minuti, che porta il risultato sull'8-5. Per la prima volta siamo con 3 gol di vantaggio, 2 ne abbiamo avute in diverse circostanze, ma per la prima volta andiamo a più 3 e credo che vedremo 8 minuti di fuoco, perché Savic certamente non vuole uscire dal Palagalli battuto. Non vuole uscire battuto e soprattutto starà catechizzando i propri giocatori per proprio quest'ultima disattenzione. Mentre in questo momento viene premiato Marco Dellungo proprio sul lato del tricolore azzurro qui alla piscina del Palagalli, come atleta di casa cresciuto da queste parti, prima di spiccare il volo verso Brescia, dove sta difendendo alla grande i pali della seconda squadra d'Italia. Possiamo nascondere che per ora le gerarchie sono queste: la prima è il Recco, la seconda è il Brescia. Comunque l'Hand Cup vinta quest'anno proprio dal Brescia. Dicevo appunto della Serbia con Savic, che ha avuto qualcosa da ridire soprattutto per quest'ultima azione dove Cristian Presciutti e Niccolò Gitto sono riusciti a trovare ancora un gol dopo quello di Fulvio che abbiamo appena rivisto, che dà il massimo vantaggio al sette bello. Sette bello che è molto determinato, molto concentrato e sa sicuramente quello che dovrà fare da qui a 11 giorni in un Tour de Force, in un girone tutt'altro che agevole, dove sarebbe sicuramente importante aggiudicarselo, dove Spagna, Stati Uniti, Montenegro e soprattutto la Croazia daranno un gran filo da torcere, perché arrivare primi significherebbe avere la quarta del gruppo A, che potrebbe essere l'Australia o il Brasile. Presumibilmente una delle due dovrebbe raggiungere la quarta piazza, Serbia sicuramente al primo posto, si contenderanno la seconda piazza del gruppo A Grecia e Ungheria, con Brasile e Australia appunto a contendersi l'ultimo valido per i quarti di finale. Nel gruppo B invece diciamo che Italia, Montenegro, Croazia e Spagna probabilmente partono con un passo migliore, ma gli Stati Uniti potrebbero essere la nazionale da temere per tutte quante, l'outsider del gruppo che potrebbe decidere gli equilibri proprio dell'incontro, perché magari c'è chi potrà vincerci ma c'è chi potrebbe anche perderci. Poi le edizioni olimpiche sono sempre molto strane, qualche risultato magari a sorpresa verrà fuori che potrebbe anche un po' mescolare le carte. C'è da considerare, da rivedere il Montenegro, sicuramente è un Montenegro senza il Nikola Janović, quello che si presenterà a Rio, e abbiamo visto quanto il capitano straordinario di questa squadra è stato in grado di fare proprio a Belgrado nell'Europeo. Chissà se sarà in grado la formazione di Vladimir Gojković ad assorbire questa assenza. Il Montenegro potrebbe aver perso qualcosa, la Croazia stessa con un paio di defezioni proprio per le punizioni di Ivica Tusa, che potrebbe essere meno forte del passato, e gli Stati Uniti con il CT Udovicic, che cercherà ovviamente di ritornare alla grande, dove è stato sempre lui da trascinatore in passato con la Serbia. Intanto
La quarta frazione è iniziata con una buona difesa serba, un fallo in attacco da parte di Bodega. Aleksić subito al rilancio per Stefan Mitrovic, lo fronteggia Gallo, la traversa frena la conclusione dell'attaccante. Pronto Tempesti al rilancio, subito si fa vedere Francesco Di Fulvio. Grande impeto in questo inizio di quarto tempo per i serbi, sia in fase difensiva ma anche subito andare a cercare la possibilità di accorciare subito le distanze. Ci sono tre gol da rimontare per la nazionale serba, tre da difendere per il Settebello. Questo prestigioso test match preolimpico. Fondelli per Bodega, sfugge la palla al giocatore azzurro, espulsione per Aleksić decretata dall'australiano Flahan. Attacca con l'uomo in più l'Italia e Bodega va a incassare la rete del più 4, assist preziosissimo arrivato dalla corsia da parte di Cristian Presciutti, e dunque 9-5 per l'Italia. E adesso c'è un Savic fuori dai gangheri in panchina. Non riesce subito a tornare indietro, qui anche l'errore di Viktor Razovic, che rimane un po' a guardare quello che succede in prima linea. C'è la superiorità numerica, se la va a prendere Cristian Presciutti con la leggera apertura di Bodega, bravo ad andare a assorbire anche lui, andare a trovare una lunga diagonale bassa e massimo vantaggio, addirittura più 4 per il Settebello di Sandro Campagna. Scambiano i fratelli Razovic, Viktor palla in mano centralmente per il fratello, la finta, no, invece Mandic il destinatario del passaggio, si fa sentire il Pallagalli, straigna Razovic, pallone a pelo d'acqua, attento a chiudere sul primo palo Stefano Tempesti. Subito Italia accompagnata da Civitavecchia a riportarsi nella metà vasca avversaria, rapidamente con Valentino Gallo, ritmi che si alzano notevolmente. Gitto si dispone per il passaggio, poi c'è lo scambio con Di Fulvio, scalano i giocatori azzurri sul perimetro. Cristian Presciutti cerca con lo sguardo e poi con il passaggio il compagno al centro, Matteo Icardi, che ottiene il fallo da espulsione, finisce nel pozzetto la calottina numero 9 Jaksic. E Icardi sulla traversa, deviazione di Pietrovic decisiva sul tocco sotto misura del nostro centroboa nella quasi identica riproposizione del gol precedente. Ancora Cristian Presciutti nella versione assist man. Ancora una volta andiamo a pescare un giocatore sul palo, sempre con Presciutti ad essere colui che va ad illuminare il gioco offensivo. Jaksic per Mandic, ancora Jaksic, doppia finta, tripla finta, poi il pallone incoccia sul braccio di Gitto, ormai un veterano Nikola Jaksic, lo osservavamo con curiosità lo scorso anno alla World League di Bergamo, lui giovanissimo è entrato in questo gruppo in punta di piedi, in punta di piedi, ma è un gruppo di mostri sacri della pallanuoto. Oggi dopo due intere stagioni con questa calottina sembra giocare da una vita. Intanto il pallonetto di Icardi finisce sopra la traversa. Icardi mantiene molto bene la posizione, lavorano il pallone dal perimetro, arriva senza fallo con l'assist di Valentino Gallo, riesce a girarsi Matteo Icardi e tenta anche una parabola imprecisa. Razovic, al centro c'è Ubovic, va a dare una mano anche Jaksic come secondo centro, poi lascia spazio al compagno mentre Di Fulvio difende bene su Razovic, recupera Mandic, pallone per Mitrovic al volo, e qui è Icardi in due tempi, un po' come una foca, riesce a destreggiarsi sul passaggio del serbo. Siamo quasi a metà del quarto tempo, l'Italia mantiene i 4 gol di vantaggio e mantiene anche una solidità difensiva notevole, con grande sacrificio anche di magari giocatori non così propensi alla fase difensiva come Matteo Icardi, che adesso viene colto in fallo d'attacco nel cercare di guadagnare spazio, mentre Razovic è libero sulla corsia di destra, può avanzare il numero 11 in forza alla barceloneta. Passaggio laterale per Jaksic che cerca il compagno al centro, vanno a chiudere in tre su Ubovic e c'è un fallo grave, quello commesso da Cristian Presciutti, credo, probabilmente sì. Mitrovic, pallone per Razovic, dalla parte opposta straigna Razovic, spinto Mitrovic con la palla in mano da Icardi in maniera molto furba, ma arriva il gol comunque dall'angolo firmato Straigna Razovic, palla che sbatte sull'acqua e si insacca. 9-6.
anche un pizzico di sfortuna, ha quasi recuperato il pallone Valentino Gallo con un bel colpo di gambe su Stefan Mitrovic, e poi riesce a servire Straina Razovic che tira sopra la testa di Andrea Fondelli, schiacciando il pallone sull'acqua, ingannando definitivamente Stefano Tempesti. 9-6 il punteggio. Mentre dobbiamo comunque dirvi che in precedenza la canottina numero 4, Rangelovic, Figlioli, perdon, aveva raggiunto il numero massimo di falli, quindi Figlioli non rientrerà più in partita. Di Fulvio, marcato da Gocic, attenzioni particolari del capitano, mentre dal centro Aicardi va a trattenere il braccio di Aleksic. Inversione del possesso palla, rapidamente la Serbia si getta in avanti alla ricerca della possibilità di accorciare distanza, troppo ravvicinata la posizione di Fulvio, dunque espulso dopo il fallo semplice su Gocic. Attacco con l'uomo in più da parte dei campioni slavi, le finte di Ciuk, il passaggio ancora per Gocic nell'angolo, mentre la giuria rettifica il tabellone. Quello di Figlioli era il secondo fallo grave, non il terzo, ed è proprio Figlioli a dare una mano in difesa, ma la rete di Ciuk arriva ugualmente per il 9-7. Serbi che assolutamente non vogliono essere anche puniti nel punteggio, guadagnano l'espulsione, il fallo, la mancata distanza concessa da Francesco Di Fulvio e la conclusione di Ciuk dopo due o tre finte, la seconda rete consecutiva in subita numerica. Adesso la percentuale è identica tra le due formazioni, è 4-7. Nicola Spresciutti per Nora, forse fresca adesso per il sette bello di Sandro Campagna. Ancora Presciutti con possibilità di avanzare, decide del passaggio al compagno. Bodega sui due metri a cercare di divincolarsi, ottiene il fallo grave di Nikic che finisce nel pozzetto. Nora, Presciutti, Figlioli, ancora Nora, Presciutti, Figlioli, allarga per Velotto. Figlioli, bella circolazione di palla che fa sedere i giocatori della Serbia. Velotto, ancora Figlioli, Nora, Bodega e la rete. Ottima trama di passaggi, tutti molto rapidi, con i giocatori serbi che perdevano le gambe a più riprese. E arriva la rete del 10-7, firmata Mike Bodega. Una buona circolazione del pallone, soprattutto facendo venire fuori i giocatori serbi, lasciando il 2 contro 1 sul palo. Vedete quanto deve nuotare con l'apertura di Matteo Aicardi, che tira fuori Sava Rangelovic. Non riesce più ad arrivare sul braccio destro di Mike Bodega. Quinta segnatura e doppietta, anzi tripletta per il giocatore canottina numero 10. E ristabiliamo un minimo di distanza, meno le tre reti. Questa è l'espulsione giusta, andato in anticipo, ha provato l'anticipo Matteo Aicardi e c'è l'espulsione. E Aicardi sì, finisce qui la sua partita, terzo fallo grave. Mitrovic, Gocic, Mandic, apertura ancora su Mitrovic, la deviazione decisiva, arriva sul perimetro in prima battuta da parte di Alessandro Nora, che è stato bravo a trovare il tempo per toccare questa palla. Ha letto in anticipo il passaggio e quindi è salito di gambe, quello che deve fare il difensore in inferiorità numerica. Ora non forza il passaggio con la sua esperienza, Cristian Presciutti ragiona. Ancora 14 secondi di possesso azzurro. Velotto, Figlioli, una prima finta. Figlioli che ha giocato anche un'Olimpiade con la calottina australiana, dunque quella di Rio sarà per lui la terza esperienza in assoluto.
avanza Gocic, apertura per Ciuk, e qui forse è fatale lo spazio che gli lascia Cristian Presciutti, che infatti chiede scusa al portiere Stefano Tempesti per avergli lasciato quel secondo in più e quel mezzo metro. Eccola qui la distanza fatale all'Italia, 10-8. Anche perché l'ha messo bene Alessandro Nora in anticipo sulla spalla, tra la palla e soprattutto l'avversario, il centroboa. Tornato in maniera generosa Cristian Presciutti indietro, lasciando un tempo in più a Miloščuk, che non si lascia pregare con una bella lunga diagonale, realizza l'ottavo gol serbo. Diagonale lunga sul secondo palo, sotto l'incrocio dei pali, veramente un gol straordinario. Ultimo minuto di gioco adesso, Figlioli Belotto, Italia con due gol di vantaggio, deve stringere i tempi, Nicolas Presciutti, lo attacca Mitrovic, Figlioli, su di lui è pronto Razovic, Cristian Presciutti prova l'alzo e tiro, ma al centro va in controfallo Bodega su Aleksic. Dunque regaliamo un possesso palla pericolosissimo alla Serbia. Mandic, 40 secondi. Ciuk, Aleksic, uno dei più temibili, ed eccolo qui il lungo linea che riporta i campioni del mondo a meno 1 a 35 secondi dal termine. E qui Sandro Campagna perde un pochino le staffe, perché si era in parità numerica, bisognava salire ed evitare questa conclusione, la mezza finta perfetta di Milan Aleksic, rallenta il movimento e poi l'accelerazione finale, il ritardo di Alessandro Nora, si era in parità, non c'era nessuna situazione di svantaggio. Serbia che si porta pericolosamente al meno uno. E dunque dal più 4 dopo un minuto del quarto tempo, adesso al più 1 per il sette bello. Lo stesso palla che gli azzurri dovranno gestire in una maniera migliore per comunque vincere questa prestigiosa amichevole, questo test match preolimpico. 15 secondi al termine. Figlioli, gli tocca la sfera a Ciuk, e questo condiziona ovviamente il passaggio con i serbi, che chiamano il time out in questo possesso palla prima che Nikic riparta. E guardate cosa può essere anche la palla a nuoto, questo lo testimonia, come un 9-5 diventa 10-9, e adesso la palla del pareggio è nelle mani dei giocatori serbi. Questo è il bello anche del nostro sport, dove non si può assolutamente calare la tensione, probabilmente l'ha fatto in maniera inconscia il sette bello, concedendo poi troppo agli avversari, sia in superiorità ma soprattutto con Ciuk e Aleksic, due reti assolutamente evitabili, entrambe in parità numerica. E ora 7 secondi, bisognerà certamente impedire a Dusan Mandic, che sarà con ogni probabilità il giocatore su cui verterà questi ultimi 8 secondi di possesso. Non bisognerà fare fallo al forte giocatore Recchelino, che può essere molto pericoloso nell'alzo e tiro. E se non sarà Mandic, sarà Aleksic, l'altro elemento in posizione 4 nel perimetro, dotato di una gran conclusione, oltre che il classico movimento di mezza finta. Mandic, eccolo qui, l'alzo e tiro, ma è un pallonetto per l'entrata, ma è un'entrata irregolare ai due metri di Stefan Mitrovic, concede il gol Flaib, mentre non lo aveva concesso Caputi. Eccolo qui, ma non è convalidata la rete di Stefan Mitrovic, e certamente comunque sarà uno schema che Sandro Campagna farà bene a rivedere, perché la difesa azzurra si è fatta trovare un pochino impreparata in questa circostanza proprio dall'entrata del numero 12 serbo ai due metri. Finisce dunque con la vittoria del sette bello 10-9, ma che rischio che ha corso la squadra azzurra proprio nei secondi finali, quando tutti, noi compresi, ci aspettavamo la bomba dal perimetro di Dusan Mandic, invece il pallonetto filtrante per l'entrata di Stefan Mitrovic a sorprendere un po' tutti. Ed è uno schema su cui probabilmente bisognerà lavorare, bisognerà studiare, qualora si dovesse incontrare la Serbia, magari ci auguriamo di incontrarla magari in finale,
il più lontano possibile. Il più lontano possibile, dove c'era stata appunto grande attenzione nei confronti del giocatore mancino di Dusan Mandic. Era lui il finalizzatore di quest'ultima azione. Invece lo scarico per Stefan Mitrovic, che si è fatto trovare però al di là. Anche a me sembra un due metri piuttosto netto. Era quasi, non dico attaccato alla corsia che sostiene la porta, in quel caso la porta azzurra. Settebello che forse soltanto nella parte finale ha concesso un po' troppo qualche sbavatura, però direi un tre tempi eccellenti, con grande ritmo, grande solidità difensiva, e un test match direi più che positivo per Sandro Campagna sulla strada per Rio. 11 giorni all'esordio con la Spagna. Sarà comunque una partita da rivedere per il CT Sandro Campagna, per studiare tutte quelle cose che questo match ha raccontato, i pregi e i difetti della nostra squadra, che ha saputo vincere questa partita, se togliamo forse i primi 8 minuti dove la Serbia è andata un po' al piccolo trotto, poi è stata partita vera nei restanti 24 e abbiamo visto come i campioni del mondo ci tenevano a non uscire battuti qui dal Palagalli di Civitavecchia. Ed eccolo Sandro Campagna, che ha raccolto senz'altro, e poi lo rivedrà nel corso della serata, indicazioni credo positive dall'incontro di questa sera. Era importante vedere la tenuta fisica dopo, comunque abbiamo caricato fino a sabato, abbiamo iniziato la fase di scarico e quando si inizia un po' a scaricare si tende a scendere di condizione e devo dire che la tenuta fisica c'è stata, perché la partita è stata dura, durissima dal punto di vista fisico, oltre il limite, però era la partita che volevo, perché abbiamo per tre tempi e mezzo giocato bene, controllando la partita. Gli ultimi tre minuti non c'è stato un calo fisico, ma più che altro mentale. Ecco, sì, meglio così, vedere che ci sono ancora tanti errori da riparare, insomma, che non cullarsi di vittorie di largo margine che non sono veritiere. Poi alle Olimpiadi saranno tutte partite così. Ecco, partenza il 9 per Rio. La prima partita sarà contro la Spagna il 6 agosto, ci sarà da assorbire il fuso ma anche da continuare ad allenarsi. La fase di scarico a che punto è? Abbiamo iniziato da tre giorni, quindi siamo nella fase di calo per aspettare la supercompensazione tra qualche settimana, tra una settimana insomma. Però abbiamo lavorato bene, c'è soddisfazione sotto questo punto di vista. Siamo moderatamente ottimisti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Sappiamo che ci aspetta un girone terribile, perché ci saranno 5 partite forti sul piano fisico e con squadre molto molto competitive, per cui sarà durissima entrare nelle 4 per i quarti di finale, ma noi ce lo poniamo come obiettivo assoluto, assoluto, per cercare di arrivare poi al quarto di finale al meglio della condizione. Quindi andiamo a Rio venerdì, arriviamo sabato mattina, due o tre giorni di adattamento e poi si continua a lavorare sul piano tecnico, perché ci sono ancora tante cose da poter migliorare. Ecco, ritornando, facendo un passo indietro, le scelte, io credo che rispetto al passato si possa essere soddisfatti del fatto che ci sia stato un bel numero di atleti tra i quali scegliere, e tra, ovviamente con l'amarezza di chi è rimasto fuori, ma questo è un fattore positivo anche per il futuro. Sì, assolutamente, questo è il lato strapositivo del lavoro che abbiamo fatto questi 6-7 anni, che oltre a portare risultati abbiamo secondo me aiutato le società a far crescere i nostri vivai, a far crescere un elevato numero di giocatori di interesse nazionale, per cui mentre prima 6-7 anni fa tutto era abbastanza scontato, adesso di scontato non c'è nulla, tutti i giocatori devono lottare per entrare in squadra. Quindi faccio un carissimo saluto a tutti i ragazzi che ci hanno accompagnato durante questa fase di preparazione molto dura e lunga, e sono sicuro che nonostante la ferita dell'esclusione, col cuore e con la testa saranno vicino al Settebello, perché amano la squadra e hanno dato anche loro un grande contributo affinché questa squadra crescesse. Questa sera la Serbia si conferma ancora la squadra da battere?
Sì, assolutamente, oggi c'erano tre pezzi da 90 in tribuna, quindi sicuramente è la squadra più forte, ha qualcosa di più rispetto agli altri. Mi auguro di incontrarla più avanti possibile, poi vedremo, insomma. Però poi per il resto, dalla seconda alla nona posizione, tutto può succedere e nel mezzo ci siamo anche noi, quindi guardiamo con ottimismo partita dopo partita. C'è da superare lo scoglio della Spagna, che è una squadra fortissima, che ha delle specifiche caratteristiche che abbiamo già studiato e che studieremo nel dettaglio nei prossimi giorni, perché ripeto, partire bene, già la prima partita è difficile contro un avversario tosto, partire bene significherebbe tanto. L'ultima domanda che ti faccio, Sandro Campagna, è: 4 anni fa l'Italia arrivava da campione del mondo a Londra, oggi ci arriva da quarta classificata. Cosa cambia nella mentalità di chi aspetta l'Italia? Più facile adesso nella gestione. La gestione del successo molte volte è molto più pesante e faticosa. Tenere i piedi per terra dopo essere stati campioni del mondo l'anno precedente. Mi ricordo che anche la preparazione del 2012 fu tostissima da gestire. Durante le Olimpiadi avevamo tanti problemi che siamo riusciti a gestire bene dal punto di vista anche della coesione del gruppo. Qua voglio una squadra affamata, assetata. Nel campo del calcio si dice che vogliono mangiare l'erba, noi dobbiamo bere l'acqua. Peccato che è colorata, ma dobbiamo essere veramente vogliosi di sputare l'anima ogni minuto di ogni partita e poi vedremo il risultato alla fine. Grazie, in bocca al lupo al tutto il gruppo azzurro in partenza per Rio de Janeiro. Allora, noi siamo qui in conclusione dal Palagalli di Civitavecchia per questa ultima gara che abbiamo raccontato prima dei Giochi Olimpici, poi dal 5 agosto ovviamente cerimonia d'apertura e il via all'edizione di Rio 2016 con la prima gara del 7 Bello il 6 agosto, mentre le ragazze del 7 Rosa entreranno in acqua il 9 di agosto proprio contro le padrone di casa del Brasile. Dunque sarà comunque un'avventura avvincente per tutti noi, con tutte le gare che saranno trasmesse in diretta tra Rai 2 HD, Rai Sport 1 e Rai Sport 2, entrambi canali HD, e quelle che non troveranno spazio nelle tre reti ufficiali dell'Olimpiade saranno comunque raccontate da me e da Francesco Bosseglione in streaming su uno dei 36 canali che la Rai aprirà proprio per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Un grande impegno da vivere con tutti noi per Olimpiadi e Paralimpiadi, un qualcosa in più che la Rai vi regala in questa stagione. Francesco, un'Italia che si appresta a vivere l'Olimpiade non da favorita come fu 4 anni a Londra, mentre dall'altra parte il 7 Rosa sembra sulla carta, proprio in virtù degli ultimi risultati, avere qualche chance in più, ma poi sappiamo che i Giochi Olimpici sono un'altra storia. Ma direi che sia il 7 Bello che il 7 Rosa si apprestano a questa edizione a 5 cerchi, potendo certamente dire la propria, con un 7 Bello che ha 7 nuovi, diciamo, giocatori che si presentano per la prima volta a una edizione olimpica, un 7 Rosa invece forse, diciamo così, un po' più collaudato, ma entrambe hanno la possibilità di arrivare fino in fondo. C'è un grande equilibrio sia in torneo in rosa che in quello maschile. Sarà determinante, decisiva nel torneo femminile la quarta gara, quella dei quarti, e sarà la sesta invece per gli uomini, sempre quella dei quarti, per entrare in zona podio, in zona medaglia, altrimenti si finisce nell'oblio, nel dimenticatoio, e poi saranno da vivere altri 4 anni nell'attesa della successiva edizione di Tokyo 2020. Ma ovviamente noi speriamo il meglio per le nostre due nazionali, che sempre bene si sono comportate nei passati Giochi Olimpici. E allora, ricordandovi il risultato finale qui a Civitavecchia, Italia batte Serbia in quest'ultimo test match preolimpico. Ringrazio Fabio Crisafi che ha curato la regia di Rai Sport, e l'esterna di Roma 3 che ci ha aiutato a raccontare al meglio questa gara, Maurizio Quaresima in grafica, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. L'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Sport con la pallanuoto. Ci si vede il 6 di agosto con Italia-Spagna. Arrivederci.